E dal mio ufficio di Besso oggi sono davvero felice di incontrare Giuliano San Giorgi di Negramaro. Ciao, ciao, ciao Giuliano, in che punto d'Europa ti trovi in questo momento? Sono a Francoforte perché abbiamo appena suonato, siamo in tour in Europa appunto di Negramaro, abbiamo già dato nel paese, in Italia abbiamo fatto 31 date e da lì siamo poi partiti per Barcellona, Amsterdam, Parigi, Londra, insomma Francoforte, tutto molto bello, forte, intenso, un incontro quotidiano quasi con tanti fan in Europa pazzeschi. Pazzeschi, devo dire. Ti ritroviamo infatti alla vigilia delle tappe europee del vostro Unplugged Tour in giro per l'Europa, perché domenica 4 sarete a Lugano e il 5 dicembre sarete poi a Zurigo. Come mai la scelta di questo tour acustico? Questi 2-3 anni, anzi quasi 3, di stop forzato per tutti hanno anche un po' definito le scelte poi che avremmo fatto. Nel senso che era così, già lo cantiamo nella canzone Contatto, lo abbiamo cantato e lo abbiamo scritto prima che arrivasse questo brutto periodo per tutto il pianeta. E quindi c'era già una grande voglia di un contatto diretto più immediato. Quindi quale posto migliore dei teatri appunto in tutta Europa per incontrare le persone, più che i posti proprio, incontrare le persone da vicino, soprattutto dopo questo, insomma, questo allontanamento, questo distanziamento forzato. Quindi è stato dettato proprio dal desiderio di ritornare a sentire il contatto con le persone più che con i luoghi. Siamo partiti prima già lavorando per l'idea degli stadi, poi a Palasport che sono saltati per 2 volte, quindi era già in programma quello di fare un tour nei teatri, soprattutto in Europa, che era dal 2007 e non facevamo un giro così lungo, e quindi abbiamo deciso di ovviare immediatamente verso la decisione fisiologica più vicino a quello che avremmo anche desiderato noi. Inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo. La dimensione acustica mette a nudo, no? Si va proprio all'essenziale. Sì. Forse anche a che vedere con una vostra esigenza in questo momento, magari della vostra storia, della vostra carriera, di essere forse più autentici, senza filtri. Sì, diciamo che anche il tempo lo richiede. Il tempo richiede oggi quasi una selezione naturale molto più forte, più profonda, quindi si resta in piedi solo se si hanno le canzoni, cioè le emozioni trascritte che possono oltrepassare il tempo. Siamo alla vigilia quasi dei 20 anni della nostra storia, dal primo disco del 2003, quindi nel 2023 saranno 20 anni dalla prima pubblicazione con Caterina Caselli, con Sugar, e ancora oggi siamo fieri di essere collaboratori in questo senso, e quindi è fisiologico mostrarsi per come si è, ma è anche molto utile a noi, perché poi questa dimensione teatrale, questa dimensione tra l'elettro e l'acustico, tutto veramente ci siamo riappropriati di alcune versioni che magari erano originarie delle canzoni che abbiamo pubblicato, oppure ci siamo semplicemente lasciare andare nei confronti di canzoni che ci hanno permesso 20 anni di carriera, di attraversare 2 decenni, no? E quindi queste canzoni le abbiamo viste da un certo punto di vista molto grandi, e ci siamo avvicinati quasi come se non fossero più nostre, e forse non lo sono più, perché dopo 20 anni che estate, mentre tutto scorre, tutti i classici, tra virgolette, passatemi il termine, dei Negramaro, in questi 20 anni credo abbiano dato alle canzoni quasi una vita propria, quindi ci siamo quasi, abbiamo fatto la cover di noi stessi, ci siamo proprio divertiti come se stessimo giocando con dei grandi classici, e questo è stato gratificante anche, oltre che insomma necessario. Per
per tornare invece al teatro, no? Perché alla fine il teatro è davvero una dimensione molto intima, l'atmosfera è di vicinanza. In teatro si incontrano gli occhi delle persone. Voi avete girato tutta Italia, state girando l'Europa. Cosa hai visto negli occhi delle persone che hai incontrato? Io durante i... insomma, usiamo quel brutto termine del lockdown, mi sono accorto di quanto gli occhi delle persone poi facciano la persona, cioè, e di quanto gli occhi in realtà possano rendere bellissimo chiunque. E cioè, questa cosa di aver avuto per tanto tempo il viso coperto, avevamo solo gli occhi a disposizione, mi sono... non ricreduto, anzi ho totalmente creduto ai miei pensieri iniziali, quanto è bella l'umanità, cioè negli occhi delle persone, anche quando magari si incontrano persone che, non parlo esteticamente, persone che potrebbero non essere belle non esteticamente, ma persone di cui non fidarsi, non lo so, però come se gli occhi non mentissero mai, cioè come se gli occhi fossero la perfetta... condivisione, alla fine quello che veramente vediamo degli altri e che arriva immediatamente in profondità. Adesso, vedendoli in giro così felici, questi occhi, ti rendi conto di quanto invece sia mancato proprio anche vedersi fisicamente o sfiorarsi, toccarsi, ed si sta riempiendo tutto di una gioia triplicata, se posso dirlo. Cioè, questi concerti sono stati tanti, siamo quasi a 38 concerti adesso, quasi tre tournée, no? Normali, abbiamo pensato, rispetto a quello che facevamo in passato negli stadi, noi poi la sport lo torneremo a fare, ma vi giuro che proprio quegli occhi ci hanno permesso di vivere dei momenti incredibili in tutte le città. L'altra sera a Parigi è stato un concerto incredibile, memorabile, ma tutti, a Francoforte, o Amsterdam, Barcellona, sono stati dei concerti davvero che si sono riempiti di qualcosa in più rispetto alla semplice audience, no? Cioè, suono, mi ascolti, ci piace, evviva, torniamo a casa. Cioè, siamo tornati a casa ancora, noi non siamo tornati a casa, almeno siamo tornati nello sleeping bus, sempre più felici ogni sera, e questo è la felicità triplicata del valore di questo momento, del ritorno alla vita di tutti, non solo della musica. Mi sembra di capire comunque che questo periodo della pandemia, tra l'altro voi proprio durante la pandemia, durante il 2020, avete licenziato il vostro ultimo album che si chiama Contatto, in un momento in cui la regola era proprio il non contatto. Ci sta raccontando che probabilmente questo periodo l'avete particolarmente sofferto, voi che del live, del concerto, avete sempre messo questo tipo di incontro col pubblico la vostra priorità. Beh, io mi sono accorto di quanto fosse grave per la musica questo periodo, oltre che per la vita umana, che era inevitabile accorgersene, e drammaticamente accorgersene. Però sul lavoro l'ho sentito quando abbiamo dovuto spostare i nostri concerti, cioè il 13 novembre di due anni fa siamo usciti con Contatto, ed è un disco che avevo scritto proprio in un periodo lontano da questo, non è preveggenza, era fondamentalmente che a volte si avverte qualcosa di cui si ha bisogno e che magari aveva, come la parola contatto, aveva perso un po' di fisicità in questi anni. Passami il tuo contatto, era diventato una mail, qualcosa di estremamente rarefatto e astratto. Invece semplicemente volevamo riappropriarci noi stessi di quella parola italiana bellissima, che poi è diventata invece in questi anni quasi onirica, un sogno, il sogno di tutto il pianeta. Quindi siamo stati felici da un certo punto di vista di esserci per la gente, come noi stessi avevamo bisogno che i musicisti pubblicassero album, i registi continuassero a fare film, gli scrittori continuassero a fare libri, perché abbiamo pensato, noi sì, apparteniamo a quel mondo lì per cui il live è fondamentale, cioè abbiamo sempre legato tutto al live, per cui usciva un album e già annunciavamo gli stadi, ed era questo più o meno anche il progetto per Contatto, soprattutto dopo Amore che torni, che ci aveva visto in 6 stadi, in 30 parasport, insomma. Però
abbiamo preferito non pensare proprio a quell'aspetto che avremmo perso di noi, cioè comunque era importante esserci in questo periodo, perché un disco nuovo, un libro nuovo, un film nuovo ci ha fatto comunque aggrappare alla speranza di un ritorno alla quotidianità più normale, più piena delle nostre solite cose, no? Quindi siamo fieri che un tanto sia poi stata anche la colonna sonora per aiutare chi doveva aiutare a essere, come dire, vaccinato, perché ci abbiamo tenuto a esserci, proprio sapevamo la paura e abbiamo visto tante persone morire, quindi siamo fieri di esserci stati con il nostro supporto morale, culturale, insomma, artistico. È così, ci siete stati, continuate a esserci e tu, Giuliano, diciamo che ti dai, sei proprio molto generoso, perché vorrei parlare di te un momento del discorso delle collaborazioni. L'elenco degli artisti con cui hai collaborato negli anni è praticamente infinito, solo per citarne alcuni: Mina, Celentano, Morandi, Jovanotti, Elisa, Pezzali, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Patti Pravo, Emma, Planet Funk, Erma Almeida, davvero mi manca quasi il fiato, potrei non finire mai. C'è un nesso che accomuna tutti questi artisti, un motivo che li lega proprio nella scelta anche delle persone con cui tu vuoi collaborare? Innanzitutto è una grande fortuna che nella vita si siano accorti di me come autore, pur essendo un cantautore da band, no? Quindi mi sento ancora più grato a queste scelte di chi mi ha chiamato, cioè le immagini quando ci davamo del tu, insomma, continuo a darti del tu. Ci mancherebbe. Immagina quando ti chiama Mina per chiederti di scrivere delle canzoni ed è stato sempre il tuo mito da piccolo. Condivido. No, Patti Pravo, cioè io non avrei mai immaginato che nella vita poi a un certo punto dalle canzoni dei Negramaro, quindi di una band, interpreti giganteschi come loro si potessero accorgere di me come autore e di chiedere poi a me queste collaborazioni. Quindi diciamo, quello che ho scritto ha portato ad avvicinare quelli che sono stati le mie ispirazioni più grandi, cioè Mina. Io mi ricordo che cantavo da piccolo in cerchio, avevo le mie zie, le sorelle di mia madre, tutta la famiglia, la nonna. Ero piccolo, ma stavo cominciando a suonare la chitarra e suonavo Mina, Patti Pravo, Adriano Celentano, cioè suonavo tutti questi grandi artisti con cui poi ho collaborato. Quindi ancora oggi mi sembra di essere, insomma, in quel cerchio in mezzo alle mie zie, ai miei cugini, a suonare canzoni che però sono mie, e vi dico, cerco di dirgli, ho un po' un sogno questo che sia avverato. Cioè, quindi l'emozione è stata molto grande e ci siamo scelti, penso, perché in quello che hanno visto nella mia musica era forse molto radicato nella loro, in quello che hanno fatto in questi anni. Quindi è stato bello scrivere da Mina Mengoni, da Adriano a Emma, dello Centano a Emma, ora l'imbarazzo è vero anche mio, cioè ho scritto per tanti ed è stato molto bello, per Fiorella Mannoia, ma poi una delle cose più belle per esempio è stata l'ultima che con Pino Daniele, che è stato con noi a un concerto a Caserta, mi chiese a un certo punto di scrivere un testo per una sua canzone prima che andasse via, ahimè. E io ho risposto a lui, con cui ho iniziato a suonare chitarra proprio in spiaggia, quindi imparavo tutte le sue poesie. Cioè, ma io non posso scrivere una canzone per un poeta come te, che mi sembra impossibile. E lui mi ha risposto una frase che mi ricorderò per sempre: tu lo puoi fare perché tu tieni la stessa anima dello stesso colore mio. Cioè, che solo Pino poteva dire una frase così. Quindi, che meraviglia. Anche quando parlava scriveva poesie Pino. Era incredibile. Però insomma, tutte queste grandi collaborazioni in realtà sono dettate poi da un rispetto artistico reciproco, soprattutto un riconoscersi, una riverenza incredibile.
Quindi un riconoscersi, ci sono appunto canzoni che tu hai voluto condividere con altri artisti e canzoni che invece hai tenuto per te, per voi. Volevo chiederti proprio, cioè, il processo per il quale alcune canzoni decidi che devono essere parte del tuo repertorio e altre invece le vuoi sentire cantare da altri. C'è un meccanismo sottostante o come funziona? Capita che qualcuno ti chieda delle canzoni e tu possa scriverle pensando proprio a quella personalità, così come è successo con tanti. Capita come con Ornella Vanoni, ad esempio, ho scritto nell'ultimo disco Arcobaleno, è una canzone che ho scritto in realtà per me, pensando a quando l'ho scritta e l'ho cantata, è stato incredibile perché ho sentito che assomigliava al mondo della Vanoni, cioè di quello un po' portoghese. Quindi avrei sempre voluto scrivere un brano come Arcobaleno. E mi ricordo che pensai, questa sembra quasi Ornella. E io ti giuro che dopo poco ci siamo trovati in teatro, lei è venuta a sentirci suonare in teatro, tra l'altro ero ospite di Pacifico, ed è stato bellissimo perché venne dietro al camerino e mi chiese di scrivere una canzone. E io non le dissi subito ce l'ho, ma avevo i brividi perché comunque poche settimane prima avevo scritto un brano pensando che lei era perfetta, sarebbe stata perfetta una voce come Ornella perché era ispirato al suo mondo. Infatti Ornella, quando ha sentito il brano, l'ha reso con la sua maestria ed eleganza incredibile, l'ha reso unico, è diventato quel mondo che avevo immaginato. Per cui tante varie, ci sono, come dire, varie fonti di ispirazione o a volte questa stessa ispirazione la indirizzo, no? Perché qualcuno mi ha chiesto una canzone, quindi magari sto scrivendo e immagino già come sarebbe cantata. Nel caso di Adriano Celentano fu perfettamente così, infatti le melodie sono molto vicine al suo mondo e sono andate a, come dire, in rete le cose, abbiamo fatto centro nella collaborazione, proprio perché poi è questo che si cerca di rispettare, no? Quando c'è un interprete e un autore, cioè ci deve essere un link in cui tutti e due ci si riconosce fortemente. Giuliano, stai citando dei pilastri, dei miti della storia della musica italiana e li avete anche omaggiati. Penso a canzoni come Meraviglioso di Domenico Modugno, Un amore così grande cantata da Claudio Villa, L'immensità di Don Bacchi e Johnny Dorelli. Qual è il tuo rapporto con il passato, con l'eredità musicale di questi grandi artisti? C'è qualcuno che ti è particolarmente nel cuore? Modugno evidentemente ha determinato anche tanto la nostra strada, il nostro cammino, ma lo leggo molto a mio nonno, per cui ero piccolo e non sopportavo ascoltarlo, ero molto piccolo e distante da quel mondo e proprio in questo io ho capito poi dopo di quanto invece i grandi autori poi riescano a proprio oltrepassare le generazioni, a superarle, e nel nostro caso c'è un po' Domenico Modugno si è servito di quello che poteva essere il nostro passaggio in questo tempo e ci ha ispirato per poter realizzare una versione nostra e per noi è un grande orgoglio poter poi far da caronte, no? Un po' dall'altra sponda alle nuove generazioni abbiamo fatto arrivare anche Domenico Modugno, che da piccolo io stesso non comprendevo, no? Quindi comprendere la grandezza dell'arte mentre cresce è bellissimo. Poi sono legato moltissimo, ma questo è soltanto, credo, epidermico e quasi carnale, questo legame che ho è Lucio Dalla, cioè per me come anche c'è un altro Lucio che è incredibile, che è Battisti, ma Lucio Dalla in alcuni brani credo che sia diventato, si sente. Credo che sia diventato proprio qualcosa che
sta fuori da qualsiasi tempo. Come Profondo il mare, per me è il capolavoro assoluto della musica italiana nel mondo, potrebbe essere Caruso, cioè sono cose incredibili, cioè non ha, inspiegabili, un alieno per me. Lucio Dalla era un alieno. Ma In ora ti canto il mare, che è l'ultimo singolo che si aggiunge proprio a Contatto, chiaro. Diciamo che il riferimento è... fa un certo effetto quando lo si sente. Un altro grande autore, gli Stadio, quel mondo lì, che ci hanno subito chiamato dopo il brano, Gaetano è un grande nostro amico, ci ha chiamato e ci ha detto un messaggio bellissimo, ha detto è troppo bello vedere che qualcosa di nostro, di Lucio, Dalla, degli Stadio, vi abbia ispirato, ed è troppo bello vederlo in una forma completamente nuova, cioè che non sia pedissequa imitazione, no? E quindi saperlo proprio dai proprietari di quella grandezza fa sempre molto piacere. No, ma sì, credo che Lucio Dalla sia abbastanza radicato in me, nel senso che quando scrivo in qualche modo cerco di recuperare l'emozione che ho quando ascolto un brano di Lucio Dalla, poi non ci arriverò mai. Però mi ricordo anche che per il mare avevo veramente paura a toccare il mare, a parlarne, perché secondo me come Lucio Dalla ha cantato il mare non ce n'è. Quindi ci ho messo un po' di anni a poter esprimere alcuni pensieri poi forti sul mare, che per me fin da piccolo è sempre stato un po', non dico la fonte di ispirazione, però ogni volta che guardavo il mare mi perdevo, mi perdo tuttora e penso che c'è sempre un'alternativa, mi ha sempre dato la dimensione della possibilità, e quindi ancora oggi rimane uno dei miei temi principali a cui posso riferirmi o da cui posso attingere ancora oggi. Giuliano, c'è così tanto sentimento, no, in quello che ci stai raccontando, ma anche nella tua musica, è davvero, arriva in maniera importante, è tanto, è intenso, e in questo ti volevo proprio chiedere anche rispetto ai tuoi compagni di viaggio, un viaggio che sta durando, dicevi prima, da quasi 20 anni, insomma, io penso che ci siano relazioni che di fatto durano ma molto meno, cioè voi siete davvero un esempio anche di riuscire a stare insieme, a convivere, a crescere insieme. Volevo chiederti se esiste un segreto, no? Perché poi io non posso credere che voi siate solo compagni di palco o di musica, sarete... cosa siete l'uno per l'altro? Beh, una famiglia non naturale, un esempio di famiglia che convive da più di 20 anni ormai, ed è quell'esempio proprio, lo diciamo anche durante il concerto, prima di una canzone che si chiama Sei, che ci rappresenta anche, non solo numericamente, ma per il fatto che in quella canzone esprimiamo quanto sia difficile convivere in sei persone questo sogno, ma di quanto sia bella proprio la stessa difficoltà, la difficoltà di trovarsi diversi e la facilità di superare quella stessa diversità. Quindi sì, credo fortemente che siamo un esempio non solo di quello che può essere una famiglia allargata, perché siamo veramente 10 famiglie allargate, ma di quello che può essere un esempio di convivenza civile, perché poi alla fine si parte da lì, da un piccolo nucleo, da lì dovremmo iniziare ad imparare come si fa, no? E già lì in 2, 3, 4, 5, 6, 10 persone diventa sempre più difficile. Però la bellezza poi dell'umanità sta nel fatto che più si è, meglio è. Dice mia nonna, dove mangia uno, nel piatto in cui mangia una persona potrebbero mangiare milioni di persone, no? Cioè, magari un proverbio di una nonna del Salento, della Puglia, ma o di qualsiasi nonna che possa essere saggia. Però è vero, cioè è vero. È vero che è tanto difficile essere tanti e diversi, ma è tanto bello
riunirsi in queste diversità. E sarà bellissimo vedervi anche sul palco di Lugano il 4 dicembre e su quello di Zurigo il 5. Potrò chiamare Mina o suonerò da qualche parte, mi legherò a un palo pur di vederla. Chissà che ti ascolti, potresti Ciao, anche andare a scampanellare. No, però potrebbe darsi, sì, che mi piacerebbe cantare un brano che ho scritto per lei. Vediamo. Sarà bellissimo ascoltarlo. Giuliano, e dopo questo tour, cosa possiamo aspettarci? Ah, dopo, innanzitutto subito in studio, perché stiamo lavorando da tanto a tanta musica nuova, quindi ci saranno sicuramente celebrazioni e festeggiamenti, perché siamo conviviali, perché dobbiamo festeggiare questi 20 anni insieme, ma non soltanto nella voglia di ricordare 20 anni di musica insieme in Italia e all'estero, comunque sia stato, ma proprio la voglia di anche comunicarli con tanta musica nuova. Cioè abbiamo sì 20 anni di carriera, ma siamo più che quarantenni, abbiamo tutta una musica viva in costruzione, tanti concerti giganteschi da fare, quindi è bellissimo poter celebrare questi 20 anni come se fossero un giorno in più rispetto a quello che andremo a fare. Non vediamo l'ora chiaramente di ascoltare questa tua musica. Anche, tra l'altro anch'io. RSI, diciamo che siamo un po' tristi, perché tu sei stato qui da noi, voi siete stati qui da noi circa 20 anni fa e poi più. Giuliano, qui abbiamo un auditorio che vi aspetta per far risuonare al meglio. Ma io sono pronto, ragazzi, sono pronto. Adesso faccio il caos per venire a suonare lì. Ascolta, il caos facciamolo insieme. Davvero il pubblico di RSI vi segue, vi ama. Dobbiamo trovare un modo per venire. Lo troviamo, siamo qui, ti aspettiamo, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio te e saluta davvero tutti. Con il nuovo disco ci passo sicuramente e vengo a fare qualcosa. Non vediamo l'ora. Al pubblico straordinario di RSI, un abbraccio gigantesco da Francoforte, da questo giro europeo incredibile, da Giuliano San Giorgi e dai Negramaro, che sono sparsi in hotel adesso, non so dove.